per l'inserimento di Laribi, recupera Strasser lì davanti, c'è il fallo di Giovio, si continua a giocare per la norma del vantaggio. Verdi tra le linee, attenzione Verdi, palla sul destro, ancora un dribbling, arriva al limite dell'area Verdi, prova la conclusione, c'è un grandissimo gol da parte di Simone Verdi al quarto minuto, il Milan è già avanti col suo uomo più di fantasia, più di talento, non a caso ribattezzato Verdinho. Due cose da sottolineare in questo gol: il movimento straordinario di Zigoni che ha aperto il corridoio centrale per Verdi, la sovrapposizione di Nominic che ha dato il sostegno all'azione, ma soprattutto la qualità di questo giocatore che ha preso palla, personalità, l'ha portata, ha tagliato fuori in mezza difesa e ha pescato il jolly fantastico all'incrocio dei pali. Verdinho. Il gesto più bello al di là della conclusione, poi quella maglia sventolata davanti alla tribuna, era la maglia di Meregalli, perché come abbiamo citato Meregalli è stato recentemente operato alla spalla per un brutto infortunio, una frattura rimediata nell'ultima gara del campionato contro l'Albino Leffe, qui riapre Verdi questo stato.